Il barone vuole che indaghiamo sulla scomparsa della moglie e della figlia, quindi ci dirigiamo nelle loro camere e troviamo immediatamente segni di lotta e sangue per terra. Qualcosa ci puzza, probabilmente il barone non ci sta dicendo tutta la verità. Abbiamo due piste da seguire, uno riguardante una maga e una riguardante un veggente. Andiamo subito dalla maga e troviamo una vecchia conoscenza, Keira Mitz. Toc toc, permesso, noi entriamo. Guarda chi c'è, la maga sta facendo un bel bagnetto e non si copre neanche un po'. Dopo una breve occhiata e una breve chiacchierata, ci dirigiamo verso la caverna di un elfo che, a quanto pare, ospitava Siri. Arrivati alla caverna, troviamo anche dei brutti ceffi della caccia selvaggia che stanno inseguendo anch'essi Siri. Andiamo avanti e troviamo l'elfo che ci dice che prima dobbiamo seguire la rondine, poi il polpo, poi il cane, poi il bue, l'asinello, non manca più nessuno, solo non si vedono i due leocorni. Più avanti ci troviamo in mezzo ad una tempesta provocata dalla caccia selvaggia, dove dovremo combattere nei pressi della maga, la quale erige una barriera protettiva. Uccisi i cani che escono dai buchi, la maga fa per mostrarci un'altra volta le sue forme, ma noi rifiutiamo e andiamo avanti. Incontriamo un tizio grande, grosso e cattivo della caccia selvaggia. Dopo non poca fatica riusciamo a farlo fuori. Proseguiamo per scoprire che Siri non è mai stata in questa caverna. Grazie gioco per avermi fatto perdere 2 ore. Quindi ci dirigiamo verso la pista del veggente, il quale ha bisogno della sua capra per il rituale. Andiamo a cercare la capra e gliela riportiamo. La munge, beve il latte ed ha una visione in cui vede sangue. Sangue di un feto morto. La storia mi puzza. Torniamo dal barone per chiedere spiegazioni. Arrivati al castello, sorpresa sorpresa, il castello sta andando a fuoco. Di chi è la colpa? Del barone. Sarà qualche birra di troppo? Ci pensiamo noi, diamo una bella scazzottata al barone e facciamo fare una bella doccetta fredda. Dopo averlo steso per bene, facciamo una bella chiacchierata e ci dice che picchiava la moglie e la figlia. La moglie era incinta e per colpa sua perse il bambino. Ci facciamo portare nel luogo in cui è sepolto il feto morto e accipicchia quanto è brutto. Lo facciamo portare dal barone al castello e lo facciamo seppellire davanti alla porta d'ingresso per fare in maniera tale che possiamo evocare uno spirito buono. Facciamo scorrere velocemente una giornata ed evochiamo lo spirito come dei veri e propri sacerdoti. Ed ecco il Lubberkin che esce da sottoterra. Esso ci farà strada verso i luoghi dove è stata la madre. Prima di tutto arriviamo ad una casetta abbandonata dove troviamo i vestiti delle due che si sono sicuramente cambiate per non essere riconosciute. Andiamo più avanti e troviamo dei segni di battaglia ed un cavallo squartato. Che bella cosa. Più avanti ancora troviamo una casa dove ci sono delle persone che hanno preso ed aiutato le due povere viandanti. Che fine hanno fatto le due? Lo scopriremo nella prossima puntata.